Ciao a tutti di nuovo. Abbiamo deciso di rifare il campo in erba che era un corso utilizzato dalla primavera per con una nuova tecnologia, quindi utilizzando i campi sintetici che sono già in essere sia a Cesena che a Trapani, se non sbaglio, per fare in modo che la prima squadra possa avere un campo sempre efficiente per allenarsi durante l'anno. L'anno scorso, a causa delle intemperie, molte volte siamo dovuti spostare, siamo andati anche fino a Restano per poterci allenare, e quindi avere una struttura di questo tipo permette ai giocatori di allenarsi in modo continuativo e costante senza dover dipendere dalle avversità atmosferiche. E per noi è stato un investimento molto importante, in quanto il corso è di circa mezzo milione di euro, quindi 500.000 euro, è un campo all'avanguardia, è stato fatto da una società che si chiama Limonta, in breve se non ricordo male, e è quella, tra parentesi, ha fatto anche rifatto il quanto corso dell'Arbeo, quindi una società molto importante. È stato fatto utilizzando l'ultima tecnologia, e l'intasamento del materbondo è fatto con materiali naturali tipo cocco o sughero, che ogni volta nel tempo viene innaffiato e poi dopo viene risaturato utilizzando sempre questi materiali vegetali. Ha una durata importante ed ha una resa assolutamente molto efficiente per fare in modo che i nostri giocatori si possano allenare in modo tranquillo per tutti. Oltre alla prima squadra, usufruiranno del campo anche tutte le altre squadre del settore giovanile, quindi si allenerà la primavera e si alleneranno poi tutte le altre, ascendono tutte le altre squadre. La primavera non giocherà giusto il campionato prossimo in questo campo, perché la situazione è quella di fare girare la primavera in tutta la Sardegna per farla conoscere, per avvicinare il tifoso al Cagliari Calcio. Questo per quanto riguarda il discorso degli investimenti. Ripeto, un investimento importante, anche se veniamo purtroppo da un'annata che ha avuto grosse problematiche e delle grosse ricadute dal punto di vista economico. Però noi crediamo che per avere una società efficiente e valida bisogna avere delle strutture che siano all'avanguardia. Vogliamo puntare molto sia sul settore giovanile, quindi dare la possibilità a questi ragazzi di giocare su campi in perfetta efficienza, e ovviamente anche alla prima squadra. Quindi per noi è molto importante il segnale che vogliamo dare, quello che al di là della debacle dello scorso anno, noi crediamo che ci possa essere una risalita immediata, e in questo momento, anziché cercare di risparmiare, vogliamo investire e fare in modo che la società cresca, non solo per quanto riguarda la squadra, ma anche per quanto riguarda il settore giovanile, perché è da lì che arrivano i campioni, i futuri campioni che possono alimentare poi le future prime squadre. Quindi questo è il nostro obiettivo ed è per noi fondamentale, quindi è un messaggio che voglio dare in modo importante. Questo campo avrà un nome, quindi sarà intitolato ai campioni d'Italia 1969-1970, e a seguire anche gli altri campi da semini verranno poi intitolati con il nome di alcuni campioni che hanno fatto la storia del campo. Quindi questa è una nuova politica, una nuova iniziativa che abbiamo deciso di fare. Dopodiché volevo ringraziare alcuni da semini che in pochissimo tempo ci ha dato la disponibilità e le autorizzazioni per eseguire in circa due mesi il manto sintetico, che è stato fatto un lavoro molto rapido per fare in modo che all'inizio, prima inizio del campionato, le squadre possano avere la possibilità di allenarsi sul nuovo manto. Quindi questo è un po' lo scenario, l'epilogo di come è stato il discorso del campo sintetico. Proseguo un attimo con il discorso di Assemini, centro sportivo in generale. È nostro obiettivo continuare con gli investimenti legati alle infrastrutture. In un futuro prossimo l'idea è quella di aumentare il numero dei campi per fare in modo che anche la preagonistica possa venire allenarsi da Assemini, quindi fare in modo che tutte le squadre siano in un'unica sede per meglio gestire, a mio avviso, tutti gli allenamenti, con tutte le dinamiche
sono delle infrastrutture esistenti che noi non riteniamo utile rinnovare o comunque riutilizzare, tipo il campo da golf, perché crediamo che questo sia un centro sportivo legato al calcio, quindi utilizzeremo gli spazi del golf per fare tutti, non immediatamente, comunque è in progetto di ampliare i due campi da calcio per arrivare a avere un centro sportivo di eccellenza. Con questo è il nostro obiettivo. Un campo in sintetico rispetto a un campo di erba, ecco, nonostante l'utilizzo, finisce meglio, voglio dire, c'è più resistenza? Assolutamente sì, innanzitutto dal punto di vista del fondo, il fondo è stato totalmente rifatto, ci sono stati dei drenaggi che permettono l'utilizzo del campo anche a seguito di forti atmosferici che l'anno scorso calo l'utilizzo del campo stesso. Ha una non si rovina, sostanzialmente, puoi usare quasi all'infinito, ovviamente deve essere ammodentato, come dicevo prima, deve essere comunque pettinato, è un termine che si usa con le macchine particolari, però ha una durata di diversi anni. Non so dire esattamente questa ultima concezione quanti anni possa durare, però si possono fare anche 5 partite di fila, cioè il campo non subisce. Va curato di più, rispetto a un campo in erba? No, non va curato. Assolutamente si può utilizzare, possiamo fare un torneo anche tutto il giorno, quindi posso giocare un numero di partite senza che possa deteriorarsi. Va contentato, ma molto meno, forse rispetto al campo in erba. Ci sono altre domande per quanto riguarda l'aspetto del campo in sintetico? Ci saranno anche altri campi in sintetico? Adesso stiamo rifacendo anche la gabbia, che è praticamente prima era il confine di Tazzane, l'abbiamo smantellata, rifaremo sempre un campo sintetico e lo utilizzeremo come campo A5. Dopodiché vedremo un attimino come si comporta questo campo, che tipo di problematiche eventualmente può dare o che vantaggi può dare, perché non si sa mai domani, magari potremmo rifare un altro sintetico. È un investimento, come ho detto prima, molto importante, quindi cominciamo a ammortizzare questo, poi pensiamo anche agli altri. Anche altra curiosità? Ha detto i lavori sulla serie B, com'è la situazione del sintetico nella serie Gavetta? Ci sono due campi, no, credo tre, Novara, quindi Cesena, Trapani e Novara. L'anno scorso abbiamo giocato a Cesena, il campo è perfetto, cioè comunque non vi è più la differenza di una volta, adesso veramente sembra di giocare sul campo normale. Ovvio che una minima differenza bisognerebbe chiedere ai giocatori quale oggettivamente possa essere. Diciamo che sempre più squadre, secondo me, in futuro prossimo arriveranno a rifare il campo sintetico perché ha dei costi di gestione decisamente inferiori rispetto ai campi normali. Noi per istante lì abbiamo due persone che lavorano tutto l'anno solo su quel campo, con macchinari importanti, con una serie di cure che settimanalmente dobbiamo fare per mantenerlo a livelli di eccellenza quali è in questo momento il campo di Sant'Elia. A posto sul sintetico, sì? Volevo dire due parole sulla situazione dello stadio, che è un argomento che credo possa interessare tutti. Abbiamo firmato un contratto un paio di mesi fa con la società B Futura, che è una società che fa capo alla Lega di B, e stiamo da ormai da un paio di mesi iniziato a lavorare sullo stadio, sul progetto del nuovo stadio. Repubblico è una società che collabora con il Futura, ha fatto delle indagini statistiche intervistando centinaia di persone su tutto il territorio stato, persone e aziende, per sostanzialmente chiedere che tipo di strutture e infrastrutture mancassero a Cagliari. Quindi abbiamo fatto una ricerca di mercato importante.
sulla scorta di questa ricerca di mercato stiamo iniziando a mettere le basi per il progetto legato allo stadio. Lo stadio che avrà la capienza, si parla di 20-25 mila, questo è anche, sarà poi il risultato di queste analisi statistiche che l'epoca appunto sta facendo, stabilire qual è il numero esatto di tifosi o di capienza dello stadio per fare in modo che lo stadio sia il più possibile pieno, perché uno stadio molto grande con magari il 70% delle partite vuoto, comunque semi vuoto, non sarebbe potuto andare in base, quindi il numero deve essere importante, anche perché l'investimento è molto importante ed è proporzionale ovviamente al numero. Quindi stiamo facendo un'analisi molto interessante. Sarà uno stadio polifunzionale, quindi il nostro obiettivo, la nostra idea è quella che verrà utilizzato tutto l'anno, non solo per il singolo evento ogni 15 giorni, per molteplici attività, tra cui anche stiamo valutando l'idea di, o l'ipotesi di concerti piuttosto che altro. Il problema concerti è legato al campo, noi teniamo molto il nostro manto erboso, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni, ci sono delle soluzioni che possono garantire il campo, sicuramente potrebbe essere una struttura che possa ricevere anche il concerto. Dopodiché verrà creato ovviamente il Museo del Cagliari, i nostri nuovi uffici, altri nuovi point sempre legati al Cagliari, dopodiché l'obiettivo è quello di fare di creare gli spazi commerciali che siano legati al mondo dello sport. E sappiamo benissimo che quella zona è utilizzata da molte persone per fare footing o altro, quindi creeremo sia le, speriamo di avere la possibilità di trovare degli accordi per aprire dei negozi legati al mondo sportivo, piuttosto che anche dei servizi tipo bar e ristoranti che possono essere utilizzati anche dall'esterno, quindi non solo durante la partita ma anche durante tutto l'anno. Quindi questo è un obiettivo importante, che possa far vivere quel quartiere o quella zona, perché se passiamo in qualsiasi giorno dell'anno siamo fuori, a parte quando c'è la partita o qualche concerto all'Arena Grande Rendimento. Quindi questa è la nostra idea. Dopodiché all'interno dello stadio sarà di nuova concezione, quindi ci saranno dei settori diversi rispetto a quelli che ci sono adesso, quindi saranno degli skybox, ci saranno appunto dei settori dedicati al nostro tifoso tifo, che è il più importante ovviamente, quello che crea comunque la capienza dello stadio. Dopodiché ci saranno degli skybox che permetteranno alle aziende, se vogliono investire nella sponsorizzazione legata al calcio, di fare anche eventi extra calcistici. Se hai un abbonamento a skateboard puoi fare anche delle compenso, faremo anche degli spazi dedicati a questo. Quindi, uno stadio di concezione assolutamente moderna. In termini di tempo, quando prevedete di... Allora, a novembre, una domanda molto difficile secondo me, perché poi ho studiato un attimino le casistiche legate ai due, uno e mezzo, diciamo, casi che c'è stato in Italia, quindi la Juventus e Udine. Udine è una situazione abbastanza ibrida perché lo stadio comunque è sempre stato attivo, hanno chiuso dei settori, piano piano l'hanno rifatto, sono messo che diverso tempo. La Juventus credo che ci abbia messo 8-9 anni ad avere l'autorizzazione. Noi crediamo però che ci sia bisogno di uno stadio in Sardegna, perché non c'è, oggettivamente. Quindi ci stiamo muovendo in modo totalmente corretto e trasparente, quindi quello che vi ho raccontato è quello che sta avvenendo. Quindi siamo partiti da uno studio dei bisogni e delle necessità della città e della regione per arrivare a creare un prodotto che sia effettivamente utile per tutti, non solo per i Cagliari ma per tutti i sardi. Il nostro obiettivo è quello di novembre di portare il primo progetto di conferenza dei servizi, quindi presentarlo al comune e chiedere la prima conferenza dei servizi per vedere anche quale possa essere il primo responso. Dopodiché, se riuscissimo a finire i lavori per il centenario del Cagliari, saremmo tutti molto molto felici. Dobbiamo lavorare tanto, ci muoveremo in modo totalmente trasparente e corretto per fare in modo di arrivare a questo obiettivo. Ci siamo comportati in questo modo per ottenere i 16.000 l'anno scorso, che è stata veramente una situazione
abbastanza complicata, avevamo un pregresso che era a nostro favore, muovendoci in modo corretto e professionale siamo riusciti a fare le autorizzazioni senza fare nulla di strategia, semplicemente facendo le cose che avevamo fatto. Fabio, visto che ha parlato di costi, investimenti, avete già in mente più o meno quanto diciamo investire totalmente? E poi le chiedo, quindi i centri commerciali, la famosa città mercato si escludono? Credo che non sia, non abbiamo preso in considerazione di fare centri commerciali in città mercato. Sicuramente gli spazi commerciali, perché sono necessari per far vivere anche il centro o lo stadio titolare, se fai tutto necessario, rimane una situazione come quella di adesso, anche se per cui il video è servito, ma non credo che si presti a fare centri commerciali, non abbiamo preso in considerazione questi modi. Per quanto riguarda i costi, ovviamente si parla di un budget approssimativo, siamo intorno ai 50 milioni di euro investiti. A che punto siamo? Cioè, come aveva pubblicato le linee guida, ora dovrà pubblicare un bando aperto verosimilmente, un bando internazionale. Insomma, come voi parteciperete chiaramente a questo bando? Ecco, come funziona? Cioè, vi aspettate adesso che il Comune faccia il primo passo, pubblichi il bando? Come siete d'accordo? Stiamo facendo uno studio di fattibilità e creando una base per un progetto. Dopodiché faremo un incontro sicuramente col Comune per capire quali sono gli strumenti idonei per poter, come dicevo prima, fare tutto in modo trasparente e regolare e capire anche col Comune quali sono gli strumenti da utilizzare. C'è una legge sugli stadi che sicuramente verrà applicata quella perché è anche la più rapida e veloce. Considerate che è stata una materia che conoscono in pochissimi, perché in Italia, ripeto, abbiamo la Juventus che ha rifatto lo stadio su delle Alpi e Udine che ha comunque ristrutturato lo stadio, quindi non ci sono storici che possono comunque agevolare questo iter. Seguiremo sicuramente la legge sugli stadi e quindi passo passo quello che prevede questo legge. Ci ricorda per quanto tempo avete intenzione di prendere diciamo, lo stadio? Ci sarà una concessione di quanti anni? Sarà una convenzione, questa verrà proporzionata all'investimento, quindi non sono... Voi quanto lo prenderete? Quanto lo prendereste? È tutto una cosa da comunire, cioè, l'investimento deve comunque avere un rientro, quindi a seconda del rientro ipotetico si stabilirà anche una durata di convenzione. Certo, è prematuro entrare nei dettagli dello stadio, che probabilmente non è ancora ben definito. Due cose basilari, diciamo, la valutazione di un polifunzionale. Qui con le prese di Sant'Elia significa pista atletica che è stata più croce che delizia, quindi vuol dire che se sarà uno stadio dedicato al calcio, quindi senza pista atletica, e se eventualmente si prevede la copertura di tutti i settori? Sicuramente la copertura di tutti i settori. Quindi quando ho detto uno stadio all'avanguardia, uno stadio all'avanguardia, quindi ci baseremo su stadi che sono stati fatti da altri paesi europei che sono, ripeto, di ultima generazione. Quindi la copertura non totale del campo, perché avendo un clima un sole così importante sarebbe uno spreco per il nostro lato naturale andarlo a coprire. Tutti i settori saranno coperti assolutamente. Per quanto riguarda gli spazi di altri sport, non certo la pista atletica, perché comunque uno deve venire a vedere la partita, deve vederla da vicino, quindi concezione inglese, se vogliamo, come tipo di stadio. No, all'esterno dello stadio, comunque all'interno dei volumi dello stadio, possono esserci degli ambienti attrezzati per altri tipi di sport. Questo in questo senso. Marco, da quanto ho capito ci sarà quindi la demolizione insomma, del Sant'Elia vecchio. Avete come obiettivo preservare il campo e demolire tutti i settori per poi ricostruire o fare una cosa extra totalmente? Premesso che tutte le dinamiche legate alle situazioni di accantieramento non sono state ovviamente ancora prese in esame, però per esperienza vi dico che non posso mantenere, seppur bellissimo, un campo perché è baricentro rispetto alla costruzione. Nel momento in cui io faccio come Udine e devo costruire dall'esterno ci metto un anno e mezzo, tre, invece se utilizzo la parte baricentrica riesco poi velocemente a montare gli elementi fabbricati per lo stadio, quindi sicuramente il campo verrà sacrificato, dovrà essere rifatto, spero meglio ancora di come adesso.
a livello di soluzioni alternative nel frattempo, insomma, mentre si lavorerà, state già pensando a dove giocare fondamentalmente con la situazione? No, noi abbiamo fatto diversi incontri con il comune di Quarto per vedere e riuscire a trovare una soluzione a Isarena sostanzialmente. E adesso c'è stato l'avvicinamento del sindaco, quindi poi mi sembra che abbia dato le dimissioni, non ho ben capito. Così? Adesso mi avevo cambiato, quindi di nuovo diciamo a disposizione. Diciamo che nel momento in cui si rivela un attimo la situazione politica al Comune di Quarto, riprenderemo a parlare con volentieri con il Comune di Quarto per vedere di riuscire a trovare una soluzione che potrebbe essere, se ci sono i presupposti per poter giocare la partita di Serie A, parlo di Serie A, la partita di Serie A, saremo ben felici di sfondare. Purtroppo abbiamo interrotto i rapporti, ma per il semplice cambio di sede. Quanto influisce o influirebbe il risultato sportivo, nel senso quanto vi condiziona l'eventuale promozione in Serie A e in futuro più o meno a lungo termine? Parlando del nuovo stadio? Sì, in termini di appunto di tipo di investimento, i vari iter, cioè velocità dell'iter. Come dicevo prima, non stiamo facendo investimenti legati ai risultati sportivi, okay? Quindi questo è il primo passo, poi ho dimenticato altri due investimenti importanti, abbiamo creato, rifatto e allargato un nuovo point in piazza dove sarà pronto, e stiamo ultimando invece il point principale in piazza Iene, quindi abbiamo preso due location importanti, l'ultima appunto quella in piazza Iene che abbiamo a settembre, quindi stiamo continuando a investire. Lo stadio non è un progetto che fai da oggi con domani, un progetto a lungo termine, una visione importante, quindi non sono i risultati sportivi che condizioneranno meno la formazione dello stadio, perché c'è bisogno dello stadio, non è una necessità del presidente Giulini, è oggettivamente una necessità di Sardegna avere uno stadio che possa ospitare una squadra che vedi nella massima serie italiana, quindi ovviamente ci auguriamo tutti e stiamo lavorando per tornare alla massima serie e rimanerci. È un obiettivo fondamentale, però non è legata, perché stiamo iniziando questo progetto e siamo andati appunto a Serie B. Se avessimo avuto questo tipo di mentalità avremmo aspettato un anno, se ci risaliamo allora cominciamo a parlare di uno stadio, invece siamo partiti subito a lavorare, abbiamo fatto un contratto più importante con il futuro, già un investimento solo a livello progettuale importante. Alberto? Immagino che il fatto debba essere costituita una società ad hoc per poter appunto fare il nuovo stadio. C'è anche l'apertura a eventuali sponsor e aziende esterne per la collaborazione? Siamo assolutamente aperti a tutto, non abbiamo ancora studiato il modo, ma sicuramente possiamo parlare con tutti senza